27 anni di Cembra, piccolo comune del Trentino dove vive e si allena, Amos Mosaner è con Stefania Costantini il volto giovane e felice del curling italiano. La svolta della sua e della loro carriera alle Olimpiadi di Pechino con la straordinaria vittoria nella gara a coppie miste. Non è però più tempo di cullarsi sugli allori, gli impegni internazionali premono alle porte. Sicuramente ancora c'è un po' della vittoria da festeggiare della medaglia di Pechino 2022, però sicuramente lo sguardo è già per il futuro. Noi abbiamo iniziato adesso già a prepararci, ad allenarci sul ghiaccio con qualche torneo già disputato. Abbiamo iniziato proprio attorno al 10 di agosto quest'anno. I prossimi impegni saranno i campionati europei di novembre con la squadra maschile, i campionati del mondo con la squadra maschile ad aprile, il campionato del mondo mix double, specialità mix double a metà fine aprile anche quelli. Ovviamente il grande obiettivo sarà Milano Cortina 2026 e per arrivarci nella migliore dei modi bisognerà intraprendere una strada già partendo da quest'anno con le varie tappe di Coppa del Mondo. La curiosità è molta, anche se prematura. Possiamo sognare di rivedere a Milano Cortina 2026 le gesta olimpiche di Amos e Stefania? Al momento non sapremo ancora quale sarà la coppia che andrà a disputare a Milano Cortina 2026, perché in ambito ad oggi c'è un challenge che determinerà la coppia che andrà a rappresentare l'Italia ai prossimi campionati del mondo e quindi sarà ancora un punto di domanda questo. Sicuramente noi cercheremo di farci trovare pronti per quando sarà ora e cercheremo di arrivare per Milano Cortina 2026 pronti.